Colin Ward è un autore che forse più di tutti rappresenta la nostra idea di anarchismo e quello che cerchiamo di veicolare col nostro lavoro. E quindi insomma 10 anni dalla sua scomparsa ci tenevamo a organizzare qualcosa che rendesse merito a tutto il suo lavoro e al suo pensiero. E Colin Ward si è occupato veramente di tantissime cose. Era un architetto, è stato un insegnante, ma insomma ha spaziato veramente tantissimi argomenti, e questo è un po' il motivo anche perché ci sono 4 persone a parlare di Colin e del suo pensiero. E, sarò brevissimo perché preferisco lasciar parlare gli esperti, tra virgolette. Goffredo, non sei anarchico, ma molti anarchici ti stanno simpatici, magari non tutti, però sicuramente Colin Ward è uno degli anarchici che ti stanno simpatici. Gli anarchici collettivisti, no? Gli anarchici individualisti. E credo che uno dei motivi per cui Colin Ward ti stia simpatico è che era un educatore militante, come si suol dire, però forse ci sono anche altri aspetti che te l'hanno reso caro. Tanti anni fa abitava a Napoli, invitammo Colin Ward e sua moglie Harriet a venire a Napoli a fare degli incontri ad architettura e con degli insegnanti per parlare del suo libro, che nel frattempo una piccola casa editrice napoletana stava traducendo sul mio consiglio, che era I bambini e la città, un libro bellissimo che spero venga prima o poi ristampato, ce ne sono parti in varie antologie, però vale la pena di rivederlo totalmente. A Roma uno di noi, per l'esattezza un architetto, anche lui di Cazzeri, gli fece una domanda: qual è secondo te la definizione più giusta di anarchia? E lui rispose, lasciandomi piuttosto stupito e entusiasta a ripensarci, una forma di disperazione creativa. L'anarchia è una forma di disperazione creativa. Beh, un'intensità, come dire, filosofica, poetica, storica, no, che si vede che era frutto di una sua elaborazione, di un suo pensiero. E a Milano, il giro finì poi a Venezia, credo, ma a Milano ci fu la presentazione alla Libreria Utopia, non una presentazione, una commemorazione tenuta da Colin di Paul Goodman, altro mito della mia generazione, perché di Paul Goodman avevamo tutti letto La gioventù assurda, Growing Up in Absurd, Crescere nell'assurdo, un libro che era stato fondamentale per i movimenti americani negli anni 60 e che fu in qualche modo fondamentale per una ristretta minoranza del 68 italiano. Però rappresentava, credo, quel libro la parte più in cui ci si poteva riconoscere di più, insomma, crescere in una società assurda, ribellarsi a una società assurda, a cominciare dall'università, a cominciare dalla scuola. E anche Goodman si è occupato molto di educazione, si è occupato molto di urbanistica, suo fratello credo fosse un architetto e anche hanno scritto dei libri insieme sulla città. E un'altra delle cose che Colin diceva, ci disse allora, fu che i pensatori più vitali dell'anarchia in epoca moderna erano quelli che avevano ragionato su 2 fulcri fondamentali della società: l'infanzia e la scuola da un lato e la città dall'altro. Non a caso lui ha scritto un libro bellissimo, appunto, I bambini e la città, che tiene insieme queste due cose. E Goodman ci servì moltissimo, o almeno una parte di noi, una piccola parte del 68, quella poi, come dire, presto sconfitta dal ritorno a Lenin, dal malaugurato ritorno a Lenin, che il 68, di fronte alle difficoltà di crescere, di fronte al fatto che era un movimento veramente di ragazzini, aveva ragione la Morani, che è altra figura
notevole, anche se gli anarchici non se ne sono accorti abbastanza, dell'anarchismo italiano e il mondo salvato dai ragazzini, cioè l'utopia del Sessantotto. Goodman, come dire, aveva teorizzato per primo agli inizi degli anni 60. Di Goodman avevamo letto questo libro, di Colin avevamo, prima di conoscere Colin, perché c'eravamo anche in alcuni innamorati di Colin, perché leggevamo Anarchy, si dice Anarchy o Anarchy, la rivista che Colin faceva a Londra, che negli anni 60, gli anni della Swing in London, gli anni dei Beatles, gli anni della minigonna, eccetera, eccetera, fu una rivista fondamentale perché appunto riusciva a dare la rivoluzione nella vita quotidiana ai grandi temi della società di allora, che erano i temi dello sfruttamento capitalistico del terzo mondo, con le grandi rivolte anticoloniali, erano i temi della rivolta. Erano anni straordinari, gli anni 60, gli anni comunque del dopoguerra, erano gli anni del Novecento, gli anni della decolonizzazione, gli anni di movimenti antirazzisti, pensate in America, Martin Luther King, Malcolm X, eccetera, gli anni di Lumumba, gli anni anche di Mao Zedong e di Gandhi, perché due rivoluzioni vincenti sul breve periodo, e una comunista e una non violenta. E c'era un altro libro che amavamo molto allora, che era Summerill di Alexander Neil. Fu la madre di quella signora lì, Sharon Egger, Grazia Fresco, grande insegnante e studiosa e teorica montessoriana, che mi regalò due piccoli libri, che erano in realtà due capitoli, due parti di Summerill di Alexander Neil, usciti nella collana della Nuova Italia di Pedagogisti Antichi e Moderni. La Nuova Italia stava a Firenze, si occupava di pedagogia, e i Codignola, fondatori di quella casa editrice, avevano messo in piedi dopo la guerra una scuola privata convenzionata con la scuola pubblica, che si chiamava Scuola Città Pestalozzi, e facevano una rivista che si chiamava La Scuola e la Città, i due poli ritornavano, insomma, la rivista si chiamava Scuola e Città, la scuola si chiamava Scuola Città Pestalozzi. Erano, come dire, anni di grande vitalità, di grande movimento per queste idee di novità, che erano quelle poi che esplodevano nel mondo, ma che esplodevano in Italia dopo 20 anni di dittatura fascista, dopo 7 anni di guerra mondiale, dopo 2 anni e mezzo di guerra civile, insomma, la ricostruzione, gli anni d'oro della storia italiana, dal 25 luglio del 43 fino alla morte di Moro e di Berlinguer. Poi è cominciata una china. Ovviamente dico morte di Moro e Berlinguer, perché attribuisco ai servizi segreti americani, cecoslovacchi, non so quali altri paesi, a quei cretini e criminali delle Brigate Rosse, la fine di un'epoca storica straordinaria, gli anni migliori che l'Italia ha avuto dal 1860 in avanti. Prima non lo so, non so niente. La scuola è... Colin citava spesso Francisco Ferrer, il grande pedagogista spagnolo morto ammazzato dallo Stato per le sue idee libertarie e perché partecipò alla prima rivoluzione a Barcellona nei primi del secolo scorso, molti anni prima della nascita della Repubblica Spagnola. E Ferrer, ripreso da Colin, parlava di mutua istruzione. La scuola non è l'insegnante e gli allievi, o le famiglie fuori della scuola, o i bidelli, insomma, è un insieme, diventa una comunità in cui tutti istruiscono tutti, insomma, in cui ci si istruisce a vicenda. E parlava anche di fratellanza intellettuale, di una comunità appunto basata sulla fratellanza. E in Italia, in quegli anni non c'era solo, ovviamente, Colin ci siamo arrivati dopo, ma non c'era solo Goodman, non c'era solo Alexander Neil, c'erano anche gli italiani, c'era un pensiero anarchico o anarchicheggiante o libertario molto vitale.
E vi dico dei nomi: Andrea Canzio, riconosciuto poi come uno dei maestri anche da tanti anarchici, Nicola Chiaromonte, suo allievo, Albert Camus, suo amico di Canzio, perché lavoravano insieme da Gallimare e si conobbero. Allora c'era Orwell e Huxley in Inghilterra con Il Mondo Nuovo e con 1984, c'era Dwight MacDonald in America con la rivista Politics, su cui molti di questi signori scrivevano, soprattutto quelli che finirono esuli in America durante il fascismo. C'erano, che crescevano allora, Ivan Illich e Jacques Ellul, altri grandi nomi dell'anarchismo del Novecento, diciamo. E in Italia, c'erano anche altre cose, c'era negli anni del dopoguerra la grande esplosione delle Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague non è solo Godard e il cinema francese, la Nouvelle Vague era il teatro di Grotowski, di Carmelo Bene, di Julian Beck, anarchico dichiarato, Paradise Now, anche quello fu per noi di una grande lezione, perché il socialismo, come Colin continuava a dire, non è rinviare al domani, alla presa del potere, una società nuova che verrà, no, è viverlo subito, immediatamente, cominciare a essere socialisti o anarchici, cominciare a vivere dei modi di mettersi insieme con gli altri, di confrontarsi con gli altri, di scegliere la propria collocazione nella società da subito. Il socialismo lo si realizza minuto per minuto, non è dopo, è subito, è immediatamente. E ripeto, c'era anche una forma di anarchismo italiano poco studiata e poco riconosciuta dagli anarchici stessi, che erano Carmelo Bene, che erano Pasolini. Pasolini ha scritto delle cose che sono degne del, pensate alla lettera di Gennariello sul piano della scuola, è uno dei testi capitali a mio parere della pedagogia italiana del dopoguerra. I grandi pedagogisti italiani del dopoguerra non sono quei bonzi dell'Università di Bologna, ma sono Pasolini e Don Milani, quelli che hanno avuto più influenza e che sono stati più radicali nell'analizzare il modo di pensare alle nuove generazioni, pensare al futuro. Però c'erano in qualche modo, appunto, Carmelo Bene, sicuramente una grande figura dell'anarchia italiana, a mio parere anche Fellini e anche Sciascia. C'erano poi due donne straordinarie, che Elsa Morante, che ha scritto un libro breve, piccolo, che ha scritto Il mondo salvato dai ragazzini, che è un grande, la canzone degli FP e degli IM, dei felici pochi e degli infelici molti, per me è uno dei grandi testi del pensiero libertario, utopistico e umanistico, nel senso alto della parola, di tutti i tempi, però anche scritto, e questo devo dirlo in polemica con me, perché litigavamo molto, e per spiegarmi il suo pensiero ha scritto un libro che si chiama Piccolo manifesto dei comunisti senza classe e senza partito. In polemica, lei, in omaggio e in amore per il 68, ha scritto Il mondo salvato dei ragazzini. Questo invece era già una presa di distanza, una sorta di polemica nei confronti di quell'idea di rivoluzione e di comunismo che il movimento andava proponendo, appunto, sul malaugurato ritorno a Lenin. Però c'è anche un'altra scrittrice, Anna Maria Ortese, chi non l'ha letto legga Alonso e i visionari, che è la parte teorica, come dire, la parte teorica del Cardillo addolorato. Il Cardillo addolorato è grande romanzo, grande sinfonia narrativa, e Alonso e i visionari, scritto subito dopo o ai margini del primo, è quello che c'è dietro, c'è il discorso politico-teorico. Rileggetelo, perché a mio parere, appunto, è un grandissimo libro. C'erano anche delle visioni che non erano anarchiche, ma erano, come dire, dichiaratamente socialdemocratiche, ma nel senso più alto. La parola socialdemocratico, socialismo, democrazia non è una parolaccia. E ci sono esempi di socialdemocrazia o di teorici della socialdemocrazia di altissimo livello. In Italia, per esempio, Adriano Olivetti,
con i suoi, le aree che ha in qualche modo sponsorizzato e protetto, e il discorso sul lavoro di comunità, per esempio, che si faceva allora, e c'era da un altro punto di vista, con partenza più filosofico religioso, Aldo Capitini, che tra l'altro con l'invenzione, l'immediato dopoguerra dei COS, che hanno avuto vita breve in Umbria e Toscana e basta, centri di orientamento sociale. Che cos'erano i centri di orientamento sociale? Dopo la fine della guerra erano delle grandi assemblee popolari in piazza, nella piazza di Perugia, nella piazza del mio paese Gubbio, nella piazza di Spoleto, nella piazza di Firenze, grandi assemblee popolari in cui si discuteva insieme i modi della ricostruzione, i modi della responsabilizzazione rispetto alle necessità del dopoguerra. E erano forme, come dire, molto legate però ancora a un'idea che ci potesse essere uno Stato che in qualche modo copriva i bisogni fondamentali. Pensate alla storia del welfare. Il welfare era considerato da questi signori, di cui vi dicevo, più socialdemocratici che anarchici, era considerato proprio come il punto chiave dello Stato. Il compito dello Stato era quello, come diceva l'italiano Brancati, il compito dei politici è di occuparsi dei derelitti. E diceva anche il compito degli intellettuali è di occuparsi degli stupidi. Sono due compiti fondamentali. I politici si occupano solo dei fatti loro e del potere, e gli intellettuali si occupano solo dei fatti loro e della loro carriera. Il mondo è cambiato, quel intreccio di individualismo e solidarismo che era teorizzato da molti di questi, da questi signori, è cambiato anche sul fronte di una certa idea di anarchia. Dal culto dell'io, come diceva Colin Ward, tra virgolette, il culto dell'io è Stirner, Max Stirner, l'unico nelle sue proprietà, dal culto dell'io anarchico, anarco-individualismo, al culto, alla cultura del narcisismo. Christopher Lasch, il più grande sociologo dei tempi moderni, è quello che ha analizzato meglio la deriva culturale del, non solo del nostro paese, del mondo, del pianeta, perché la globalizzazione, la finanziarizzazione dell'economia, il potere enorme che la comunicazione, e la cultura oggi è comunicazione, non è la ricerca, è cercare di imbonire, addomesticare le popolazioni, le masse, insomma. E quindi tutto il discorso sul rapporto tra individualismo e solidarismo è andato saltando, perché c'è questa nuova società con la quale bisogna fare i conti. E allora ci si chiede: che cosa direbbe Colin Ward oggi? Quel piccolo libro sull'anarchia, coprite le ultime due, tre pagine, parlano, siamo nel 2004, mi pare, quando è uscito il libro, sì, più o meno, parla di ecologia. Dice che le prossime battaglie sono quelle che riguarderanno l'ecologia. Vede già, no? Noi allora ci pensavamo molto poco, nel 2004, 20 anni fa, queste cose erano ancora embrionali, c'erano per carità, però erano molto, oggi sono esplosive, sono, e allo stesso modo ovviamente un sistema di potere sempre più coeso, sempre più unitario, che è il sistema delle banche, il potere sono le banche, e come dire, delle domande molto, molto esigenti a noi contemporanei, a noi che in qualche modo ci consideriamo anche, non dico eredi perché sarebbe dir troppo, però i figli sono anche eredi del pensiero, ma sono un po', no? Nascono dopo, sono quelli nati dopo, e noi, come dire, la chiave, forse l'aspetto più interessante del discorso che va ripreso oggi di Colin e non solo di Colin è quello della disobbedienza civile. La disobbedienza civile è il tema fondamentale del nostro tempo per chi vuole intervenire nella società. Non si tratta di essere buoni e di fare i bravi operatori sociali e basta, bisogna fare qualcosa di più.
disobbedienza civile rispetto alle ingiustizie, alle atrocità che succedono ogni giorno e a quello che viene fatto di noi e del mondo e dei nostri figli. E poi la disobbedienza civile ha anche una caratteristica abbastanza unitaria e, come dire, importante, perché la disobbedienza civile non appartiene solamente alla tradizione della non violenza. Noi siamo abituati a pensare alla disobbedienza civile pensando a Gandhi, pensando alla tradizione della violenza. Appartiene alla storia del movimento operaio, appartiene alla storia, perché c'è sempre stato qualcuno che ha detto no, che ha detto questa legge è sbagliata, non ci sto, questo uso, questa abitudine è sbagliata. Da Antigone in avanti, come dire, da Antigone, Gesù Cristo, Gandhi, i grandi rivoluzionari, la domanda chiave nel nostro tempo è quella che si sono posti, che ne so, in Russia, Cernicheschi per primo, che fare? Punto interrogativo. Poi c'è arrivato Tolstoi, che fare? Punto interrogativo. Poi c'è arrivato Lenin, che fare? Punto interrogativo. Però è la domanda che si sono posti di fronte a situazioni bloccate, chiuse, dove sembrava che non, ormai tutti i discorsi fossero impossibili, tutte le novità fossero impossibili, la domanda che si sono posti certamente Che Guevara, Martin Luther King e Malcolm X, che si è posto Lumumba, che si sono posti tutti quelli che hanno detto non ci sto, non accetto il mondo così com'è, non accetto le regole che mi vengono imposte e cerco di fare altro, di trovare delle strade nuove. Chiudo pensando a una formula che viene erroneamente attribuita a Gramsci, in realtà è di Romain Rolland, del periodo della Prima Guerra Mondiale, quando fondò il movimento Clarté pacifista per cercare di bloccare questo massacro tra fratelli, tra giovani mandati a morire dalle varie borghesie nazionali, dai vari poteri nazionali grandi. E Rolland dice: pessimismo della ragione, ottimismo della volontà. Gramsci fa propria questa affermazione e io credo che questa affermazione abbia oggi sia oggi altrettanto importante che allora, cioè si tratta di un pessimismo attivo, non guardare le cose come stanno è spaventevole oggi, però questo non vuol dire che dobbiamo stare qui a accettare lo stato delle cose e ognuno difendere il proprio spazietto, la propria pseudo-autonomia che durerà poi poco perché il mondo non va certo in una strada di miglioramento. Si tratta di si tratta di una sfida nei confronti della realtà e una sorta di, insomma, sul fondo Colin era un ottimista, ma era un ottimista della volontà, guardava la situazione con degli occhi lucidissimi, però si poneva sempre il problema di dire: cosa dico io ai giovani? Gli dico che non c'è più niente da fare, gli dico che il mondo va storto e che noi siamo fottuti. No, gli dico il mondo fa schifo, ma voi dovete, noi dobbiamo cercare di cambiarlo, cercare di rimettere in moto la storia su un altro binario. Credo che questo aspetto appartenga oggi sempre di più a un pensiero che non può essere un pensiero di accettazione del mondo così com'è, come ci viene proposto dai mezzi di comunicazione, come ci viene proposto dalle università, come ci viene proposto dai giornali, eccetera, che ritorni ad essere un discorso di saper dire di no al momento giusto e nei modi giusti. E su questo credo che oggi nei confronti del sistema di potere di oggi sia assolutamente impossibile per una persona intelligente non dirsi anarchico. Grazie Goffredo. Adesso lascerò la parola a Giacomo, che è architetto, e fra le varie collaborazioni che ha avuto con Eleutera c'è stata quella di curare un libro, una raccolta di scritti di Colin Ward, Architettura del dissenso.
Non ci siamo confrontati prima, ma suppongo che il tuo intervento ci chiarirà un po' le idee su quello che è stato il contributo di Colin e su anche forse chi si è ispirato o chi ha ispirato Colin in questo ambito che per lui era fondamentale, come diceva Goffredo, la città forse in assoluto l'argomento principe di Ricardo. E quindi niente, ti lascio a loro. Sì, dunque, intanto si dice che Colin Wolfe fosse un architetto, ma non lo era, nel senso che lui ovviamente ha lasciato gli studi, ha lasciato la scuola a 14 anni. E poi per caso si è trovato, tra le altre cose, appunto dai 14 anni, i primi due o tre lavori ha fatto dell'altro, e poi proprio giovanissimo, ancora, non ancora sedicenne, è finito in uno studio di architettura. E era la Londra dopo il Blitz, dopo i bombardamenti più violenti eccetera, c'era tantissimo da ricostruire e quindi evidentemente c'era anche bisogno, anche è impensabile adesso, non trovano lo sa, allora era possibile, oggi è proprio impensabile, oggi non trovano lavoro neanche gli architetti, allora in questo studio di architettura evidentemente c'era bisogno anche di uno che ha iniziato come fattorino ma poi ha cominciato a stare al tavolo da disegno e ha lavorato per 20 anni in studio di architettura, però diciamo dire che fosse un architetto non è giusto, e non è mai stato neanche un progettista, per cui diciamo non c'è un'architettura fatta da Colin Wolfe. Io volevo prima leggere una piccola cosa che avevo riletto in questi giorni, che mi sembrava inquadrasse molto bene un po' perché un po' il lavoro di Colin Wolfe, lo sguardo di Colin Wolfe, che è tratta da un quel bellissimo, brevissimo testo di introduzione scritto da Paul Goodman appunto a una edizione del 68 di Memorie di un rivoluzionario di Kropotkin, quindi diciamo è una cosa in cui si mescolano un po' tutti e tre questo filone, che diciamo sia Goodman che Kropotkin erano dei riferimenti assoluti per Colin Wolfe. Lui l'aveva pubblicato su Anarchy nel 69, questa prefazione, e, che non è mai stata tradotta in italiano. Adesso traduco un po' selvaggiamente dall'inglese, ma in poche righe a un certo punto dice, non parla di Colin Wolfe, parla di Kropotkin, però diciamo mi sembra che in realtà sia proprio una cornice allo sguardo di Colin Wolfe. Dice, potremmo dire che il nuovo anarchismo, parlo degli Stati Uniti del 68, dove si riferisce diciamo, alla controcultura americana, cioè, il nuovo anarchismo è nella sua fase bakuninista, l'enfasi è sull'agitazione e sull'azione diretta. Kropotkin, nel suo meglio, apparteneva a un anarchismo più maturo, che faceva l'agitazione rivoluzionaria come lavoro quotidiano, ma contemporaneamente cominciava a discutere, tra virgolette, come Kropotkin lo definiva, le possibilità di una tecnologia, di un'ecologia, di una pedagogia, di una vita rurale, di una organizzazione industriale anarchiche. È proprio su questo, dice Goodman, che i socialisti scientifici hanno pensato poco e hanno ottenuto ancor meno, malgrado i loro successi sul versante agitativo. I socialisti scientifici hanno semplicemente portato avanti l'organizzazione del vecchio ordine, a volte un pochino meglio, molte volte un bel po' peggio. Diciamo che se vedete appunto questa critica al socialismo scientifico, quindi alla sinistra marxista, è proprio su questo punto, no? Di essersi occupati poco dei contenuti specifici di una propria visione della tecnologia, dell'ecologia, della pedagogia, della vita rurale, eccetera. Sono proprio i temi di cui Colin Wolfe poi si è occupato a fondo, proprio in quell'ottica di non aspettare la palingenesi, ma di praticare da subito una strada propria in una cornice di autonomia, che ci ricordiamo che per Paul Goodman era una
categoria ancora più importante di quella della libertà, a occuparsi, a dare una propria, a tracciare una linea, come diceva Paul Goodman, a dare una propria, come dire, cornice a questi campi della vita quotidiana. Da questo mi veniva in mente una cosa che mi è sempre sembrata molto chiara, che aveva a un certo punto detto Wolfgang Sachs, no? Che diceva il socialismo scientifico si è occupato tantissimo, quasi esclusivamente, della proprietà dei mezzi di produzione, ma poi si è occupato per niente di quali mezzi usare, quali strumenti, quindi quali tecniche, quali tecnologie, e soprattutto di cosa farne e di come farlo. Allora, questi sono, mi sembra, esattamente le cose di cui si è occupato Paul Goodman. E l'altra cosa che diceva Kropotkin nel Campi, Fabbriche e Officine era la condanna che la sinistra marxista aveva sempre rivolto a tutto quello che non assomigliava alla grande fabbrica. Ecco, direi che Collingwood si è esattamente occupato, ha studiato e ha raccontato esattamente questo, cioè diciamo tutto quello che non assomigliava alla grande fabbrica, un po' in tutti i campi e in particolare quelli in cui lui si è più dedicato. Quindi per esempio, adesso venendo appunto al campo che vi attenderate che io trattassi, lui sull'architettura e sulla città, direi che se dovessi trovare una descrizione sintetica del campo di cui si è occupato, è proprio tutto ciò che non è frutto della grande megamacchina della produzione industriale. E quindi diciamo tutto ciò che porta delle trasformazioni nell'ambiente urbano, ma più in generale nel territorio, perché lui ha scritto più famoso Il bambino e la città, ma ha scritto anche Il bambino e la campagna, che è un altro libro meno noto. Quindi diciamo che tutto ciò che porta a trasformazioni del territorio, in cui però, come dire, i ruoli non sono semplicemente quelli del produttore, del consumatore, produttore, del fornitore di servizi e dell'utente, ma in cui diciamo tutti gli attori si rifiutano di stare nella propria casella stabilita. E quindi nel fare questo, nell'ambito, devo dire che sulla trentina di libri che ha scritto Collingwood, una larghissima prevalenza sui temi della città e dell'architettura, e una ventina circa di libri sono su questi temi, quindi è stato proprio il tema su cui lui si è più dedicato e su cui poi ha cominciato molto presto, per lunghissimo tempo è stato chiamato come conferenziere proprio diciamo a tempo pieno, negli ambienti anche più strani, è stato anche docente alla London School of Economics a un certo punto negli anni 90, cosa penso fosse l'unico che aveva una finta laurea in architettura, ha lasciato la scuola a 13 anni, così come era naturalmente di casa in tutti i posti più strampalati, più alternativi della Gran Bretagna. Però diciamo, nel fare questo lui ha messo insieme con un fiuto e una competenza e una tenacia una specie di, come dire, quasi direi di controstoria dell'architettura della città, osservando il suo campo specifico che lui definiva sempre era quello diciamo delle trasformazioni dell'urbanistica, della storia sociale dell'urbanistica, dell'architettura e dell'urbanistica non ufficiali, però appunto il suo campo era in realtà anche più vasto, perché poi si è occupato anche per esempio di modi di fare l'architettura in modo diverso dentro al quadro ufficiale, normale, professionale, così come si è occupato di trovare quei famosi semi sotto la neve, che era un po' l'idea che a lui piaceva molto, siloniana, per descrivere ciò che è quella forma diciamo di comportamento anarchico che è già in atto, che non attende la palingenesi, così come appunto è riuscito a trovarla nei posti più impensabili. Lui ha fatto un libro, un'edizione molto popolare in Gran Bretagna, sulla cattedrale di Chartres, perché diciamo è non solo per lui, ma diciamo c'è un filone degli
degli arts and craft inglesi dell'Ottocento, di Ruskin, di Morris, eccetera, che è dello stesso Kropotkin, che sposa tantissimo questa visione, che vede la città medievale e l'arte medievale come uno dei punti più alti, in contrapposizione a tutto, come dire, la storiografia classicista, vede come uno dei punti più alti di espressione della forma di comunità autogenerata e autogovernata. Siamo in un momento in cui, se c'è una cosa che è quasi, come dire, sparita nel campo dell'architettura della città, sono delle forme di alternativa alla architettura della megamacchina. Sembrerebbe praticamente sia difficile reperire in giro qualcosa che non sia a livello di, anche non solo di, come dire, di costruzioni, di trasformazioni realizzate, per realizzare le quali tendenzialmente ci vuole un sacco di soldi, ma anche a livello di immaginario. Siamo in un momento in cui c'è veramente poco altro che questo immaginario del quello che oggi viene chiamato real estate, cioè quello che una volta si chiamava la speculazione edilizia, insomma, che adesso ha una scala planetaria e fa parte del sistema della finanziarizzazione, eccetera. Ma diciamo, questa architettura che è un'architettura dello spettacolo e della burocrazia contemporaneamente, ha veramente colonizzato in profondità ogni possibile forma di immaginario, e si stenta veramente a trovare qualcosa che si discosti da questo, dalle generazioni più giovani, da quello che succede dentro l'università fino a quello che succede invece fuori nel mondo professionale, nella critica di architettura, nelle pubblicazioni, eccetera. C'è veramente pochissimo d'altro. Allora mi sembra che una figura come Colin Ward è veramente un tesoro eccezionale, perché è, come dire, è l'alterità totale, ed è col suo lavoro appunto una specie di collezione di tutte le pratiche possibili che possono formare una, che possono formare perché c'è già stato, quindi che possono rimettere in circolo, dimostrare che c'è stato e è possibile molto altro. E su quello, anche all'interno di questa specie di collezione che lui in lungo i decenni forma, è fantastico vedere la varietà di cose che ha studiato a fondo. C'è uno dei suoi libri più splendidi, è questo Arcadia for All. Fra l'altro lui era un grande titolista, alcuni, molti libri suoi hanno dei titoli splendidi, Arcadia for All, un'Arcadia per tutti. È un libro molto corposo, in cui con un'attitudine da microstorico ricostruisce la vicenda pochissimo nota di quella che lui chiama la New Town, a partire dagli anni 20 sulla costa sud-est dell'Inghilterra, per varie ragioni contingenti che venivano dalla svalutazione dei terreni agricoli all'inizio del sabato libero per gli operai e per gli artigiani degli stand londinesi che erano a poca distanza, più tardi la guerra e quindi la necessità di sfollare, eccetera. Insomma, è una stranissima conurbazione che è arrivata ad avere 25.000 abitanti, praticamente autocostruita e autogestita in diversi modi, e il libro è fra l'altro divertentissimo perché è l'epopea di tutte queste persone. È un libro, come dire, di architettura biografica, nel senso che sia perché ogni casa, ogni pezzo di casa assume una propria vita, cioè ci sono la vita di una scala che viene portata da Londra con mezzi di fortuna e viene rimontata, eccetera, ma anche perché è l'architettura della vita delle persone, cioè, come dire, c'è un intreccio molto, molto bello e molto, molto toccante. Tutta questa parte, per chi non ha mai letto questi libri, che fa pensare a un approccio molto sociologico all'architettura, non spiega in realtà quanto Colin Ward fosse, anche grazie alle sue capacità e alla sua esperienza tecnica, alla sua
cognizione del fatto che, come dire, la differenza poi alla fine dell'architettura, tanto quanto l'immaginario lo fa, poi la sua traduzione pratica, la sua capacità, no, di chi la fa, di risolvere i problemi, come è sempre stato l'architettura, un problema di creare un ritardo. Ecco, lui non dimentica, è sempre le sue intrecce è sempre straordinariamente interessante, perché appunto non dimentica mai, anche quando parla degli aspetti più sociali, e biografici, e politici, eccetera, c'è sempre una profondissima competenza sugli aspetti pratici, concreti, tecnici addirittura dell'architettura. E in questo senso lui, tu Goffredo parlavi del 2004, ma lui scriveva cose sui temi ecologici e sull'architettura ecologica negli anni 70 e negli anni 60. Lui, per dire, era un fan scatenato di Hassan Fathy, che è stato un meraviglioso architetto egiziano, nato nel 1900, vissuto a lungo, morto nel 86, che negli anni 40 e 50 aveva fatto, e poi ha continuato anche dopo, aveva fatto delle straordinarie esperienze di architettura, tanto per cominciare, climatica ed energetica, cioè l'architettura che non diventava abitabile perché con l'aggiunta degli impianti e con il consumo dell'energia, ma che diventava abitabile per come era fatta, cioè i materiali, l'orientamento, la conformazione producevano, come nell'architettura popolare dei millenni, producevano dei luoghi dove si poteva stare. Queste cose poi è andato a insegnare negli Stati Uniti a San Fatino negli anni 80, vecchissimo, negli anni 70, è stato dei magnifici. E appunto, diciamo, c'è tutto. E poi l'altra cosa importante, che era un tema anche che sfiorava Goffredo prima, su questi temi dell'architettura, a San Fatino era una figura cruciale dell'idea di messa in discussione del portato coloniale dell'architettura moderna, che era un'architettura occidentalocentrica, che esportava le sue tecniche, i suoi materiali, i suoi modi di vivere. San Fatty appunto è stato un pioniere di questi temi, e Colley Ward è uno che padroneggiava benissimo la sua opera, i suoi scritti, i suoi studi. Quindi, diciamo, per finire, adesso non so che quanto vale. 10 minuti, no, appunto, per continuare un po' questo elenco di temi più strampalati di cui lui si è occupato di temi invece estremamente tecnici, urbanistica, non ha potuto non occuparsi del tema delle New Town, che nella seconda metà del secolo in Gran Bretagna è stato un tema cruciale, no? Diciamo, città costruite ex novo, per opera statale, eccetera, fra l'altro aveva una posizione stranamente di difesa delle New Town. Invece appunto da temi molto specificamente classicamente di discipline urbanistiche si è poi occupato di temi, vabbè, dell'ortismo per esempio, molto prima che diventasse una cosa di cui gli intellettuali si occupavano. Ha scritto un libro bellissimo, si chiama The Allotment, che è proprio un'analisi, come diciamo, un serio critico di architettura, invece di occuparsi solo delle grandi progetti griffati, e recensisce il capanno degli attrezzi costruito da Pinco Pallino, cioè, coso, con tutta la sua anche grammatica tecnico spaziale, insomma, di tutte le sue, un altro tema qui sfiorato, cruciale per Colley Ward, qui era mezzo secolo avanti, era il tema del riuso dei materiali, del riciclo del materiale, cioè anche questa vicenda dell'Arcadia for All sulla costa sud-est era tutta a base di riciclo, era gente che appunto con i bombardamenti, le cose eccetera, si trasportava in bicicletta, in pullman, in modi più strampalati, pezzi di cose recuperate in giro, e c'erano gente che abitava, aveva queste specie di seconde case dei poveri, abitava in vagoni ferroviari, abitava in capanni militari ricostruiti, rimontati, cioè diciamo era il festival del riuso. C'era quell'altro tema dell'ortismo come forma, diciamo, di desiderio di riconquista di una vita all'aria aperta del proletariato e degli
partigiani, degli operai. Un altro tema che lui ha trattato in chiave appunto dell'analisi territoriale e di modi di abitare il territorio è stato quello delle vacanze, delle prime vacanze, quindi dei campeggiatori, le prime vacanze dei poveri. C'è un libro bellissimo che si chiama Good Night Campers, che è anche lì appunto una ricostruzione storica di diciamo dei primordi del campeggio avventuroso. Ecco, diciamo che da questa specie di veloce panorama, che appunto abbiamo toccato solo alcuni temi, ha scritto un libro fondamentale contro l'automobile. Tra l'altro lui non ha mai avuto la patente. Ma ti posso faccio una domanda, sì. Se ci puoi dire qualcosa di più su quello, sul suo atteggiamento non critico verso il New Town? Se... Allora, mi sembra che se non so risponderti bene, ma allora lui da un lato, uno dei suoi chiodi fissi, tra l'altro lui diceva io sono un propagandista, quindi ho cassetti pieni di citazioni, ritagliava, non era neanche i tempi, ancora prima delle fotocopie, figurati del computer che non ha mai imparato a usare, aveva i suoi ritagli, li incollava, infatti quando ho curato questo libro qua era un problema perché anche in questa enormità di scritti spessissimo lui trovava dei pezzi uguali in un testo e in un altro, ma magari 10, 15, 20 volte, quindi magari era difficile scegliere poi in un'antologia una cosa in cui non ricomparissero 4, 5, 10 passi. Uno dei suoi temi era nessuno se lo ricorda, ma le discipline urbanistiche, quelle che poi sono diventate appunto la disciplina ufficiale, codificata, insegnata all'università, eccetera, nascono in strettissimo rapporto con l'anarchismo. E lì c'è tutta la storia di dove un po' gli inizi, soprattutto in Gran Bretagna, delle scienze territoriali avevano le loro radici. Quindi Patrick Geddes, che era una figura di anche lui, non architetto perché era un biologo, che è stato fra i primi, come dire, a occuparsi di questa idea della pianificazione territoriale, cioè diciamo un'organizzazione a scala vasta nell'Ottocento eccetera, aveva rapporti con Kropotkin, con i fratelli Reclus e con varie altre aziende anarchiche, e da lì anche tutti gli altri padri dell'urbanistica, dell'idea delle città giardino, Howard, eccetera, era tutta gente che aveva dei dialoghi molto ravvicinati con... Ecco, diciamo che in parte lui diceva questo, che quindi anche l'idea delle New Towns veniva da un'idea che era intrisa di principi libertari. E poi dice che mi sembra di ricordare che alla fine... ci fosse un po' di spregio da parte soprattutto della sinistra marxista eccetera verso gli esiti laburista poi, verso gli esiti autocritica in qualche modo, verso gli esiti del New Town, che invece in qualche modo lui difendeva come esperienza di... come spazio possibile anche di, esatto, di che in qualche modo era stata una cosa che aveva funzionato con molte critiche, però diciamo, adesso non so rispondermi bene. Basta, io direi che più o meno quello che avevo da dire l'ho detto. Va bene, grazie. Preciso minima. Colin mi fece diventare pazzo per ritrovare il DVD del film di Vittorio De Sica, Il Tetto, che lui amava moltissimo, aveva visto in gioventù, voleva rivederlo per farsi delle lezioni. Il Tetto racconta la storia, è una legge che venne fatta in Italia dopo la guerra rispetto alla crisi degli alloggi, per cui se qualcuno si costruiva una casa, una capanna abitabile in una notte, quella casa era legittima, era riconosciuta legalmente. La storia e le baracche di Roma, la periferia romana era invasa da questo modello. Il film racconta di una coppia di giovani che con l'aiuto di vicinato, amici, parenti, eccetera, in una notte si costruiscono una casa. Cioè di fatto una baracca, però una,
una casa abitabile che poi arriva nel libro che abbiamo fatto nell'antologia. C'è un testo che è solo su questa tradizione delle case costruite in una notte, di cui lui va a rintracciare casi molto diversi. Per esempio c'è una parte su questo principio in Turchia, quindi non è solo una legge italiana, poi c'è tutta una cosa su questa situazione, questa stessa logica in Bretagna. Qui c'è una specie di scopre una specie di filone internazionale di case costruite in una notte, che poi lui sostiene che in qualche modo continua nelle favelas e nelle bidonville anche negli anni 90 quando scrive questo pezzo, cioè che c'è ancora una forma di tacito rispetto se uno riesce a costruire, a portare a termine. Però in qualche paese non basta avere il tetto finito, ma ci deve essere anche il camino in funzione. Ci deve essere il fuoco che riesce a portare sul paiolo. Io mi trovo molto in sintonia con quanto detto fin qui, perché almeno nella lettura del libro che aveva citato Goffredo e poi in questa antologia Educazione occidentale, anche in altri scritti che si trovano in altri testi dell'epoca, in cui comunque il tema dell'educazione emerge come importante per Colin, e anzi dichiaratamente ricorda quanto sia centrale l'anarchismo e tutto il pensiero anarchico. Volevo soffermarmi su quello che a me personalmente ogni volta che lo leggo e lo rileggo colpisce da come potente, veramente potente. Cioè secondo me, poi magari ci saranno divergenze, ma Ward non è un pedagogista, cioè non definisce una teoria pedagogica, non è pensabile un Colin Ward che insegna la scienza dell'educazione e dell'apprendimento, cioè non va a parare in una formalizzazione, no? Che si cristallizza e che stabilisce cos'è il bambino, come apprende il bambino, come eccetera eccetera. Anzi, per certi versi manifesta una certa idiosincrasia verso gli esperti, come lo fa anche Ivan Illich, ma non nel senso che gli esperti non siano necessari, no? Sono altro, cioè, se io non devo operare mi auguro che non dica vediamo un po' dove l'appendice, cioè prova a caso a cercarla, evidentemente, ma quello, l'idea dell'esperto, che anche lì si dice, è quello del concetto che noi ormai abbiamo talmente introiettato la delega all'esperto rispetto all'organizzazione e alla soddisfazione di un proprio bisogno, in questo caso l'apprendimento. Questa è la critica che anche Colin muove. E non solo non è un pedagogista, ma in realtà la sua riflessione è fortemente ancorata alla realtà, ad esperienze concrete, a possibilità concrete. Quindi veramente rileggere continuamente Colin per me è un esercizio di una ricchezza continua, perché rintraccio, la dico in una formula che può sembrare paradossale, è come se non è possibile che rende possibile il reale, ma è il reale che rende possibile il possibile. Cioè ci sono delle esperienze concrete che ci dicono che una possibilità diversa di auto-organizzazione sociale c'è, si dà, si è data e quindi può darsi. Anche in ambito educativo, come nell'ambito probabilmente dell'architettura, come nell'ambito della sanità, no? Mi fa anche una serie di riflessioni su questo, di quando il welfare entra in Inghilterra a diventare un sistema governato dallo Stato e scompagina esperienze, no? Di auto-organizzazione rispetto al problema della cura e della sanità. E questo vale anche per l'educazione, quindi è veramente di una ricchezza, perché la sua riflessione di critica rispetto all'esistente, come già stato detto, non è semplicemente di natura teorica, ma è una critica che viene continuamente validata dal racconto di esperienze concrete. E questo per me oggi effettivamente è un'eredità che va assolutamente raccolta. Poi vedremo di capire come, in che termini per noi oggi può valere rispetto a ciò che chiamiamo scuola, comunque educazione ed apprendimento. Lui parla anche, lo trovo una definizione bellissima, di queste esperienze concrete le chiama anche piccole rivoluzioni, che si lega un po' anche al concetto dei semi sotto la neve, cioè è possibile compiere delle piccole rivoluzioni, e queste piccole rivoluzioni, in primo termine, non è sminuito, non è che diminuisce la portata, perché esse, dice, portano
felicità a chi le compra. L'altro termine centrale, centrale Jane Goodwin, centrale in gran parte pensionale, che oggi se dovessimo pensare alla scuola che conosciamo, che abbiamo vissuto, credo che tutti, non so quanti insegnanti ci siano, ma credo che quasi tutti siano stati almeno studenti o studentesse, se dobbiamo pensare alla scuola come luogo che si prende cura della felicità dei soggetti, credo che non ci sia un riconoscimento di quel luogo e di questo termine come, come abbinabile. Ecco, invece, ebbene, per Pauline Ward, in questo solco che va da Goodwin fino a Goodman, questa parola è parola che è di senso, ma di senso concreto, di senso reale. Le piccole rivoluzioni sono possibili e hanno effettivamente come obiettivo e come pratica possibile quella di una vita felice. Ricordo a margine, incidentalmente, per chi volesse andarlo a vedere, il bel documentario di De Seta su Mario Lodi in classe al Bodi Piadena, e la frase finale di Mario Lodi dice proprio questo, no? In fondo un bambino ha diritto a essere felice e nessuna società glielo può impedire. E se lo vedete ancora oggi lavorare insieme ai bambini, capite come effettivamente una pratica concreta di relazione dialogica, non trasmissiva, non autoritaria, aperta a quell'incidentalità che fa nascere la curiosità e l'interesse, perché altra cosa centrale per Ward, come in parte anche ha ragione Goffredo Fofi a dire, anche in Italia abbiamo avuto delle esperienze, forse potremmo anche chiamare il Lamberto Borghi, l'MCE, perché Lamberto Borghi anche ha scritto su scuola città, insomma ci sono, e forse possiamo oggi ancora richiamarle alla memoria e riprenderle come chance da mettere in gioco oggi, con l'avvertenza appunto che è qui e ora che ciascuno e ciascuno di noi, se volesse entrare nel merito di che cos'è oggi il bisogno di apprendimento ed educazione per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, potrebbe dar forma a forme auto-organizzate differenti da quelle esistenti. Perché non c'è un progetto politico, lui riprende l'affermazione di Herzl, no? Che dice un fine effettivamente remoto non ha fatto un fine, è un inganno, quindi noi qui e ora, come ricordava Goffredo, dice possiamo realizzare piccole rivoluzioni. È chiaro che il solco in cui si pone da Goodwin a Goodman, scusatemi, è anche un solco che dichiara che quando la storia, guarda caso con la nascita degli stati nazionali, sono i governi e dello Stato che incomincia a farsi carico dell'educazione, incominciano effettivamente i guai, no? In un certo senso. Però è anche vero che, almeno dichiaratamente, rispetto a questa questione dello Stato, mi sembra che con il Ward fa riferimento a un'affermazione di Gustav Landauer che vorrei ricitare, cioè lo Stato non è qualcosa che può essere distrutto da una rivoluzione, è una condizione, un rapporto tra gli esseri umani, un modo di comportarsi, può essere distrutto contraendo altri rapporti, comportandosi in modo diverso. Quindi già riprendere questo Landauer vuol dire dire attenzione, non è che dobbiamo fare l'attacco al cuore dello Stato, cioè, dobbiamo proprio vedere di comporre realtà diverse e quindi anche, come dire, rinnovare un immaginario, proprio come dire, decolonizzare l'immaginario, come abbiamo già visto anche rispetto all'architettura, anche rispetto all'apprendimento, dobbiamo decolonizzarlo, fare un lavoro di pulizia che non è già esercizio facile per ciascuno di noi, avendo attraversato anche quella determinata esperienza di scuola e quella determinata esperienza di apprendimento che si vuole come unica. Quindi dobbiamo fare un grande lavoro di decolonizzazione del nostro immaginario, di riformulazione di un immaginario differente, che però non avrebbe e non può avere forza se non si accompagna anche a pratiche reali e concrete di esperienze che gli corrispondono. Questo secondo me è la forza nel leggere con il Ward, io vedo questo tenersi insieme di una possibilità di contemporaneamente agire e rinnovare l'immaginario, e in fondo quindi in questo modo darsi la possibilità di rifondare un immaginario diverso e quindi anche una realtà diversa. E la critica verso il sistema scolastico di Stato lui la ripercorre riprendendo in piena assonanza quanto già a fine Settecento scriveva William Goodman
Goodwin sulla giustizia politica. Cioè, in fondo cosa accade quando gli stati nazionali si avvocano a sé la organizzazione, strutturazione del sistema scolastico? Uno, come diceva Goodwin, il problema della permanenza e della conservazione, cioè l'istituzione scuola tenderà necessariamente, cioè Goodwin, a un'autoreferenzialità e alla fine a dover più, come dire, giustificare la sua stessa esistenza che effettivamente comporre pratiche ed esperienze di reale apprendimento per i soggetti che la vivono quotidianamente. E devo dirvi che come insegnante è tristemente vero dal fine Settecento ad oggi, anzi forse in questi ultimi anni, la mia esperienza personale in questi ultimi vent'anni, io ho iniziato a insegnare nel 79 che ero ancora studente e ancora sono nella scuola a insegnare, il mio amico Filippo Tosatti direbbe una pena detettiva lunga, comunque al di là di questa battuta, devo dire che in questi ultimi vent'anni la scuola addirittura è regredita rispetto. L'anno prima di morire, non ero in un'intervista alla Repubblica, molto amaramente ha detto: abbiamo perso la scuola dei programmi, delle cose, ha vinto. No, l'ha ammesso effettivamente. E questo in buona parte anche perché alla fine questa autoreferenzialità produce una macchina che replica se stessa e che quindi ha bisogno di automantenersi, no? Così com'è. Dall'altro lato, l'altro punto di vista di critica al sistema scolastico è che la sua forma organizzativa gerarchica, autoritaria, dove il riconoscimento dell'autorità che il bambino o il ragazzo può avere nell'adulto non è un riconoscimento a partire dalla relazione, ma a partire da un ruolo definito. Quindi è perché è quel ruolo che il discente non può far altro che riconoscerlo come autorità. Da un po' di anni nella scuola dove insegno io, prima non accadeva, i ragazzi entrano in classe, gli insegnanti entrano in classe e i ragazzi si alzano in piedi. Voi direte, nulla di male. A me è capitato di entrare in classe, questo già anni fa, quando è capitato la prima volta, i ragazzi si sono alzati e li ho guardati e ho detto: ah, scusate, perché vi siete alzati qua? E per rispetto, dico io: ah, grazie, ma l'avete deciso voi, c'è un moto di... No, ci hanno detto che dobbiamo farlo. Dico io: allora aspetta, parliamone. Cioè, capite? Cioè, nel 2020 siamo ancora in una scuola che produce queste forme di relazione. È noto, credo, a tutti voi che la prima cosa che si apprende nell'infanzia e anche nella prima adolescenza, e un po' meno si comincia nell'adolescenza ad essere un po' refrattari, non è tanto la materia, ma proprio la forma della relazione che si compone. E quindi da questo punto di vista, già Goodwin diceva, e con il Wolf lo sostiene anche lui, questo induce a passività, a indifferenza, questa forma organizzativa gerarchica autoritaria, con ruoli preassegnati e con contenuti preordinati, non può che produrre passività e indifferenza. Quanto nel libro di testo il ragazzo è vivo dentro di me? Assai poco, di fatto, no? Allora, io ho visto le trasformazioni della scuola, e qui faccio una piccola digressione, come dire, sulla relazione tra forme di pratica educativa e di apprendimento e tecnologia. Allora, siamo passati dai registratori, poi c'erano i videoproiettori, poi c'erano i VHS, poi i TV, poi c'era questo, adesso ci sono le lavagne interattive multimediali, eccetera, eccetera. Se voi entrate oggi in una classe dotata di questi mezzi straordinari, che in realtà sui quali ci potrebbero aprire veramente forme di relazione differente, siamo ancora alla lezione frontale, solo dotata di slide, PowerPoint, video di TED, eccetera, eccetera, eccetera. Ma siamo ancora a una trasmissività e quindi a una passività del soggetto che riceve un sapere predefinito e preordinato. Allora, Connie Ward, come dicevo prima, non solo teorizza alcune cose sulla relazione educativa, ma le lega a esempi concreti e li riprende da epoche storiche anche differenti. Ve ne riporto solo alcuni. A metà del XIX secolo
le famiglie di proletari, gli viene offerta la possibilità, perché nel 1870 in Inghilterra si crea una scuola nazionale che diventa obbligatoria, eccetera, eccetera, di entrare a far parte, no, di questo tipo di servizio viene erogato, e con grande stupore buona parte delle famiglie non manda i loro figli in questa offerta, no, di scuola di Stato, per mantenerle ancora nelle scuole che si chiamano private school, scuole private, ma non nel senso che diciamo oggi. Alcuni hanno sostenuto che, ecco, perché in realtà il proletario ha bisogno di un reddito, il figlio, no, produce reddito, se vai in una scuola obbligatoria che lo tiene lì tutto il giorno a scuola, abbiamo una... Studi più approfonditi invece hanno individuato quali sono i motivi, e i motivi ve li leggo. Sono scuole piccole, sono vicino a casa, più attenti al singolo allievo, sono informali, cioè accettavano assenze, ritardi, non c'erano i registri, non separavano gli allievi in base al sesso e all'età, l'insegnamento era individuale, cioè legato al singolo bambino e bambina e non autoritario, e soprattutto appartenevano alla comunità locale. Cioè, allora, è chiaro che queste scelte, e addirittura quello studio ha verificato che un terzo delle famiglie proletarie mandava in queste esperienze i propri figli, quindi non è che i genitori non avessero, come dire, la cura, la premura della crescita culturale, sociale dei propri figli, ma hanno scelto di stare ancora in queste forme di piccole comunità educanti piuttosto che in queste mega macchine del sistema che veniva loro proposto. Tenete presente che nella scuola dove, ma lo sapete tutti, dove insegno io oggi, siamo 1400 studenti. Sapete che anni fa ci fu proprio la decisione del governo di accorpare le scuole piccole, per farle diventare queste grandi macchine, no, burocratizzate, con grossi problemi di risorse economiche evidentemente, e con scarsa capacità di autogoverno, perché è chiaro che più tu ingrandisci i numeri e più effettivamente i problemi di pratiche che siano autogovernate si pongono, anche per chi ha una visione anarchica effettivamente, no? Cioè 1400 studenti, 150 insegnanti, è una cosa assolutamente folle. Allora, un secondo esempio lo riprende nella Priestley School dopo la prima guerra mondiale, e anche lì Edward O'Neill fa questa scuola dove i ragazzi che non vogliono lasciare, che difatti finita la lezione eccetera, non abbandonano la scuola, ci tornano addirittura con i genitori, con i fratelli, con le sorelle, non ha orari e programmi, o se ci sono hanno un ruolo insignificante, è una scuola comunitaria, assomiglia più a un'accademia popolare, e i ragazzi appunto tornano in aula anche dopo l'orario di lezione insieme ai genitori. Allora, anche qui, dopo la prima guerra mondiale, una scuola elementare nel Lancaster offre una possibilità diversa dal sistema, e quindi ancora una volta che ci narra un'esperienza concreta possibile che prigione. Negli anni 60-70 ancora altri esempi dove si creano gruppi che creano delle scuole libere, fa l'esempio della White Lion Free School che dal 72 al 90 vige. E qui anche ulteriormente un'esperienza. Allora, leggendo il libro di Wolf, cosa emerge? Emerge che certo, ci sono motivi che sono anche storicamente determinati e anche casuali, come dicevi tu prima, di quella perché i terreni sono, cioè ci sono dei fattori che a volte rendono più favorevole la possibilità di un'emergenza autogestita, auto-organizzata di esperienze, e altri probabilmente nella storia e nel contesto geopolitico. Però questo vuol dire che semi sotto la neve o piccole rivoluzioni sono esistite, esistono e sono possibili. Concludo facendo riferimento anche io al legame con Paul Goodman, da cui appunto con Wolf riprende questo concetto dell'educazione occidentale, dell'apprendimento occidentale, e il pensiero di Goodman è preciso su questo, anche rispetto a quanto dicevo prima. Wolf dice, in fondo la soluzione di Goodman è geniale. Ha un passaggio che fa, su cui sarebbe interessante anche riflettere oggi, è su quanto effettivamente, quanto ogni Stato investe in spesa pubblica per la scuola,
sia effettivamente più che occasione di giustizia sociale, scusate, è piuttosto un'ingiustizia sociale, perché andando a vedere fra dispersione scolastica eccetera eccetera, alla fine quello che costa uno studente laureato che si laurea, che fa l'università, è un costo che va tutto a vantaggio di ceti sociali che effettivamente all'università riescono ad arrivarci e hanno accesso, no? E questa è anche una riflessione interessante. Infatti Paul Goodman dice forse questi soldi che lo Stato spende sarebbe meglio che li desse direttamente ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini e alle bambine, e producessero delle esperienze indipendenti autonome. Comunque, in ogni caso, l'idea che Goodman ha è quella di decentralizzare la scuola organizzando in piccole unità, e Warla riprende, dice 20-50 bambini. Una delle scuole che fa parte di questa rete è a Genova, e quando è nata ha avuto, come spesso accade in queste esperienze, molti problemi prima di comporsi, di partire, di realizzarsi. Alla fine sembrava partita, poi ci sono stati problemi nel gruppo che l'aveva costituita, sembrava disfarsi, e invece tenacemente i bambini e una diciamo accompagnatrice adulta eccetera hanno detto no, noi cerchiamo di andare avanti. E cosa hanno fatto? Hanno passato un anno nella città di Genova usando la città, usandola nel senso dell'uso che ne fanno i bambini, cioè andando nei vari spazi e poi andando a volte nel bar, a volte in un centro sociale, a volte una, e facendo in biblioteca, e facendo di questa esperienza l'esperienza della propria autoformazione, del proprio apprendere. È vero che poi dopo un anno, ci raccontava Manuela, i bambini hanno cominciato a dire ma mettiamo tana da qualche parte, cioè questo nomadismo effettivamente li ha faticato anche i bambini e bambine, per carità. Ma qui va aggiunta una cosa a cui poi magari torneremo. A me il libro di Colin Ward è piaciuto, e Colin Ward stesso lo dichiara, per le fotografie, quello originale. E lui dice, adesso non ricordo il nome della fotografa, dice che deve molto della fotografa. Veramente guardatele quelle foto, io ho stampato solo quella di copertina, non ho avuto tempo di stampare le altre, perché ho una copia del libro. E a me ricorda la mia infanzia, cioè io sono cresciuto in strada. Ho avuto, lo dico con tutta franchezza, la fortuna di crescere in strada, tra il ponte della Ghisolfa, eccetera, eccetera. Noi ho rotto un asse di una vecchia barriera discoteca all'aperto, chiusa per prostituzione e droga dalle forze dell'ordine, e poi era diventata una selva, la chiamavano le rovine, no? E noi rotto un asse, entravamo dentro e facevamo le nostre guerre tra bande. Ho detto un articoletto sulla rivista Anarchica perché Paolo Finzi mi, discutendo una volta sul bullismo, essendo un insegnante, io gli ho detto il mio personale pensiero, mi ha chiesto di scrivere questo articolo, si chiamava La mannaia del nonno, perché io dicevo a mia madre, mamma vado a giocare a rovine, prendevo la mannaia, me la mettevo nella giacchetta e andavo giù. Ma mia madre diceva stai attento, fai attenzione a non farti male ad altri, non farti male tu, eccetera. Ma la mannaia non è mai passato per la mente che potesse essere un qualcosa di agito nei confronti di un amico o di un nemico, perché c'erano le bande. Mi serviva a rompere dei rami per arrivare su questo grande salice e fare la nostra tettoia per avvistare i nemici prima che arrivassero e quindi organizzare l'autodifesa. Allora, i bambini oggi li vedete in strada? Francamente no, non dico con la mannaia, perché anche questo forse ha sconvolto la platea, ma la mannaia no, non se ti piacere di leggere, trovate un po' sugli strani. Comunque, tornando a questo, e concludo, quindi piccole realtà dislocate in ambienti differenti nella città, l'abolizione dell'obbligo di frequenza, e queste cose è chiaro che sono delle piccole rivoluzioni, ma effettivamente possono dar campo a esperienze come si sta cercando di fare anche con queste esperienze della REL, che effettivamente cambiano non solo i paradigmi, nel senso che cambiano l'immaginario e contemporaneamente danno forma a esperienze concrete. Ecco, questa forse è l'eredità maggiore che a me sembra di poter dire che ci lascia Colin Ward
l'ultima nota è quella dell'educazione occidentale, a prendere direi che è quasi un bisogno fisiologico dell'essere umano, cioè, anzi se, forse apprendimento e vita sono dei sinonimi per me, cioè, lo diceva già Tolstoj, lo diceva, no? A volte con i ragazzi mi trovo a confrontarmi, a riflettere su come possa essere possibile che si sia persa quella vivacità che il bambino manifesta, no? della curiosità su ogni cosa. Io mi confronto quotidianamente con ragazzi tra i 16 e i 19, anzi da un po' di anni, vabbè, non ho più le classi, ma questa è un'altra questione, grazie alla Gelmini, ma nel triennio, quindi un po' più grandicelli, ed effettivamente la luce della curiosità, della domanda è spenta, cioè 13 anni di scolarizzazione forzata, quel bisogno naturale, passatemi questo termine, o diciamo un termine ormai desueto e quasi considerato negativo, ma secondo me invece lo è tutt'altro, spontaneo, no? del desiderio di apprendere, di conoscere, è spento. Ecco, l'educazione occidentale invece dice l'opposto, è su lì che si appoggia ogni possibile apprendimento. E questa curiosità e questa meraviglia nei confronti del mondo non è un apprendere qualcosa sul mondo, ma nel mondo, nell'incontrare il mondo. E questo è il concetto. Quindi è un'istruzione incidentale, casuale. Prevalentemente è un apprendimento extrascolastico, quello che oggi chiamano apprendimento informale. Attraverso il gioco, dice delle cose stupende Collingwood sul gioco come conflitto dei bambini nei confronti degli adulti, no? C'è, non so cosa pensi, Goffredo Foffi, secondo me è un bel film che era Florida Project, dove si vedono questi bambini che effettivamente usano il territorio in termini estremamente liberi e è proprio di aperto conflitto. Collingwood racconta anche di quando nati, adesso non ricordo dove erano contestualizzati geograficamente, dei grandi palazzoni, i bambini cominciano a giocare a bloccare gli ascensori. Così questi palazzoni sono tutti piani, gli adulti si ritrovano a dover fare le scale a piedi perché i bambini continuano a bloccare gli ascensori. Anche in quel film si vedono questi bambini che spengono tutta la corrente elettrica di questo project, vuol dire in americano casa popolare, no? I bordi di Walt Disney. Allora, questa dimensione della informalità dell'apprendimento, secondo me, è un'altra eredità che dobbiamo assolutamente raccogliere. Erano delle persone che vivevano in strada, maestro 10 centesimi, i bambini lo avvicinavano e stavano lì e ascoltavano la sua, gli ponevano domande e lui praticamente gli dava l'opportunità di apprendere delle cose per 10 centesimi. Questo maestro 10 centesimi, peraltro anche anarchico, poi è stato finito in galera e non ha potuto svolgere quell'opera di educazione, di insegnamento. Per dire che anche in contesti così marginali, per Colin Ward, l'apprendimento è un apprendimento reale. Ecco, tutto qua. Ecco, finito. Grazie Maurizio. Allora, abbiamo visto Colin Ward non architetto, non pedagogista, ma sicuramente invece anarchico, senza norme. Nei primi tre interventi diciamo che già si è vista un po' tutta la sfaccettatura di quello che è stato il lavoro e la persona di Colin. Leggo cinque righe che ho già trovato e poi lascio che danno un po' l'idea, mettono insieme tutti questi pezzi e fanno capire come appunto la preoccupazione comunque di fondo di Colin Ward fosse quella di perché queste cose che abbiamo visto comunque si racchiudevano in una visione del mondo. I molti anni in cui ho cercato di diffondere le idee libertarie mi hanno convinto che il modo migliore per convincere la gente a prendere in considerazione l'approccio anarchico è quello di basarsi sull'esperienza delle reti di relazioni informali, temporanee, autogestite, che di fatto rendono possibile la comunità umana, più che sul rifiuto in toto della società esistente, sulla prefigurazione di una società futura in cui qualche diversa umanità vivrà in perfetta armonia. Che è esattamente quello un po' che abbiamo già visto. Adesso lascio la parola a Francesco che forse ci spiegherà ancora meglio qual è questa grande preoccupazione di Colin Ward, anche storica, in una riformulazione del pensiero anarchico moderno e contemporaneo.
Grazie. Caro Andrea, la fortuna di parlare per ultimi è che puoi parlare poco, perché le persone che sono in sala sono sature probabilmente, quindi io parlerò pochissimo, al di là della battuta, soprattutto perché, come hai giustamente detto tu, tante cose sono già state dette, quindi è inutile ripeterle, ecco, quelle che caratterizzano l'anarchismo di Colin Ward. Persona anche umanamente straordinaria, questo è un aspetto che ci tengo a sottolineare, e il mio primo impatto con Colin Ward è stato ovviamente con la lettura del libro Anarchia come organizzazione. Gli anarchici, questo libro è stato pubblicato in Italia nei primi anni 70, 73 mi pare. In Italia 76. 76, era già il 76, la mente. Era del 76. Voglio dire solo questo. Quando ho letto questo libro per la prima volta, io ero un militante anarchico, tutto tondo come si usava in quegli anni, confesso che non avevo capito la portata di quello che c'era scritto dentro quel libro. L'ho capito cammin facendo. E questo mi porta a ringraziare pubblicamente chi quel libro ha pubblicato e ha voluto fortemente, contro tutto il grande pathos dell'anarchismo allora contemporaneo, che non capiva niente di tutte queste cose, e quindi dobbiamo tutto questo lavoro ad Amedeo Bertolo, che ha fondato Eleutera e che prima gestiva la casa editrice d'antistato. È giusto ricordare, perché altrimenti ci dimentichiamo della contestualizzazione di quando avvengono le cose. In quegli anni pubblicare quel libro era un atto di, non solo di lungimiranza ovviamente, ma anche un atto di coraggio intellettuale e politico, perché significava mettere gli anarchici di fronte ad una prospettiva radicalmente diversa da quella che era la vulgata del pensiero anarchico, così come si era sviluppato nel corso di 100 e 150 anni di storia. Perché dico questo? Dico questo perché l'anarchismo di Colin Ward è esattamente quello che avete sentito raccontare fin qui, e cioè è il capovolgimento della prospettiva classica dell'anarchismo, come della prospettiva classica di ogni movimento che si considera rivoluzionario e che quindi tende ad un cambiamento radicale della società nella quale opera. In che senso? Nel senso che mentre prima di Colin Ward, non è vero prima di Colin Ward, ma insomma con questo libro l'abbiamo avuto in maniera forte nella sua attualizzazione dell'epoca, ma ancora a oggi attuale, prima di allora l'anarchismo, come ripeto, qualsiasi prospettiva di società futura, era appunto una prospettiva di società futura. E cioè vivevamo stagioni di lotte politiche e di militanza politica, tutte tese ad aspettare il sol dell'avvenire. Cioè quell'evento catartico, la rivoluzione con la R maiuscola, che avrebbe creato il mondo nuovo e quindi anche l'uomo nuovo. Colin Ward ci dice che Colin Ward dice chiaramente: l'anarchia non è all'ordine del giorno, non si realizzerà mai, ma il mio compito, che sono anarchico, dice Colin Ward, è quello di mettere nella società nella quale vivo un tasso maggiore di anarchismo di quanto sia possibile progettare e pensare. E guardate che questo, per le teste anche da questo punto di vista in parte un po' bacate come la mia, è stata una rivoluzione a 360 gradi, una rivoluzione copernicana della prospettiva. Ecco perché dico che pubblicare un libro come Anarchia, come organizzazione in quegli anni, solo l'intelligenza politica e la lungimiranza di compagni, di Eleutera e in particolar modo di chi quel libro scelse, per la sua vocazione di curiosità e di interesse e di apertura mentale, questa di Amedeo Bertolo. Quindi questo è un riconoscimento che gli dobbiamo assolutamente, perché altrimenti molti di noi non avrebbero probabilmente mai conosciuto Colin Ward.
e questo sarebbe stata una grossa perdita per tutti quanti. Quando a Colin chiedevano, a proposito delle citazioni che ricorrono frequenti nei suoi scritti, e quando gli chiedevano di spiegare che cos'era l'anarchia, Colin Ward si rifaceva ad una definizione molto bella, secondo me ancora estremamente attuale, di Kropotkin, che Kropotkin scrisse nell'Enciclopedia Britannica nella nona edizione, cioè nel 1910. E questa definizione, che vorrei leggervi, che è brevissima, la trovo ancora straordinariamente interessante e sulla quale credo dovremmo partire, non stasera, eccetera, insomma, no? Ripeto, volevo essere breve. Allora, Anarchism è il titolo, no? Il nome attribuito ad un principio o teoria di vita e condotta in base al quale la società è concepita senza governo. In tale società l'armonia è ottenuta non attraverso la sottomissione alla legge o l'obbedienza a qualche autorità, ma per liberi accordi conclusi tra vari gruppi territoriali e professionali, liberamente costituiti per la produzione e il consumo e anche per il soddisfacimento dell'infinita varietà di esigenze e aspirazioni di un essere civile. Io credo che non esista una definizione più bella, e ringrazio Colin anche da questo punto di vista, perché con la sua straordinaria semplicità, Colin si è sempre considerato un semplice propagandista, un divulgatore, mai ha sempre in qualche modo avuto una versione, lo dice anche tra le righe, quando parla per esempio nelle conversazioni con Godwin, no? Che gli chiede di Butchkin, che gli chiede di tanti altri, con quella delicatezza che solo un signore, veramente un lord nel vero senso della parola inglese, sa fare, cioè dire le cose senza essere offensivo, senza essere indelicato, no? Io non sono portato per le astrazioni, per tutte queste teorie, adesso io dico con parole mie i suoi concetti, no? Quindi questa è la sua essenzialità. Seconda, dico tre cose solo. Seconda cosa, straordinaria. Nel 1961 Colin Ward scrive un articolo per la rivista anarchica Freedom, nella quale era entrato come collaboratore fin dall'inizio, quando arriva a Londra dopo il servizio militare e si unisce a quel cenacolo straordinario di intellettuali anarchici che era quel che era, c'erano in quel periodo: Herbert Read, George Woodcock, Samson, Vernon Richards, Maria Luisa Berneri, cioè, vorrei dire di gota quasi, no? E scrive, entra in questo e scrive questo articolo straordinariamente interessante, perché dice questo: il tema che affronto, ed è una relazione che fa e ad una conferenza pubblica, e dice: il tema che affronto in questo simposio è, siamo nel 1961, siamo sufficientemente rispettabili? E con questa domanda non intendo interrogarmi sul nostro abbigliamento, sulla conformità della nostra vita privata agli standard statistici o sul modo in cui ci guadagniamo da vivere, ma sulla qualità delle nostre idee anarchiche, se esse siano cioè meritevoli di rispetto. E vi pare una sfida di poco conto questa? Pensare all'anarchismo ponendosi il problema se l'anarchismo sia una teoria rispettabile. E che cosa voleva dire Colin Ward con questa frase, con questa rispettabilità? Voleva dire, quello che spiegherà nel corso dell'articolo, esattamente questo. Se cioè gli anarchici sono credibili perché hanno delle suggestioni, delle idee, delle pratiche, degli esempi da poter offrire a tutti i problemi che gli uomini e le donne di tutte le età si trovano a dover vivere nella loro vita quotidiana. Questo
questo è il capovolgimento di quella prospettiva ottocentesca rivoluzionaria che pensa alla trasformazione solo come qualche cosa che deve avvenire ad un certo punto attraverso, tra l'altro, un evento catastrofico. Dice, il mio compito è quello di aumentare il tasso di anarchismo nella società. Vuol dire capovolgere veramente la prospettiva classica. Questa è la sua straordinaria potenza. Terza cosa è questa, che io trovo che non è stata detta e quindi la dico. Corey Ward, il suo autore anarchico più citato è Kropotkin, cita Bakunin solo in un capitolo del libro che aveva pubblicato la Oxford Press, quello che abbiamo tradotto poi con Eleutera, l'anarchia, sul capitoletto sul federalismo, dove lui dice il prossimo libro che si potesse scrivere nelle conversazioni sarebbe sul federalismo, perché è un tema che è... Va bene, dice Colin Ward ha una serie di riferimenti che sono anche questi, a parte Godwin per l'educazione, citati nel libro, no? I suoi riferimenti nell'architettura, li hai detti tu, eccetera, eccetera. Mary Wollstonecraft, la compagna di William Godwin per l'emancipazione delle donne, eccetera, eccetera, ha una serie di riferimenti che non sono tradizionalmente anarchici. E non parlo solo di tutte le cose che giuste che ha detto Goffredo prima, parlo proprio di grandi santoni, se vogliamo. Herbert Herzen non è mai stato un riferimento tradizionale dell'anarchismo, ma Colin lo prende a prime mani, lo attualizza, prende le cose più interessanti. Voi sapete che Herzen era sì in rapporto con Bakunin, ma avevano una visione diversa della prospettiva politica, in parte coincideva ma in parte no. Martin Buber e tutto quel filone di pensiero pre-sionista, anzi contro anche per certi aspetti il sionismo, Martin Buber, ecco, e li cita a piene mani, estrapolando alcune suggestioni che gli servono poi per sviluppare un argomento. Lui così faceva, no? Prendeva una frase che riteneva condensasse bene una problematica e la sviluppava, la attualizzava continuamente attraverso studi contemporanei. Guardate che Colin Ward a casa sua non aveva una biblioteca, andava in biblioteca a leggere, non aveva la macchina, girava solo con i mezzi pubblici. Ha fatto una vita, una scelta radicale nella vita, quando molla tutte le sue professioni che gli davano un reddito e dice scrivo solo queste cose, ecco, rischiando ovviamente, vivendo poveramente, non aveva una pensione, non aveva un titolo di studio che gli permettesse di accedere nella gerarchia sociale, eccetera, eccetera. Bene, l'altra frase straordinaria che voglio lasciarvi per concludere assieme ad un'altra piccola cosa che dirò dopo è questa. Dice Colin Ward, pensando alla società anarchica, e anche questa è sconvolgente e dovrebbe farci riflettere, l'alternativa anarchica è quella che propone la frammentazione e la scissione al posto della fusione, la diversità al posto dell'unità, propone insomma una massa di società e non una società di massa. Questo vuol dire aprire, vuol dire pensare al fatto che una società non sarà una società, sarà una federazione di società, di esperienze che si confronteranno dentro un quadro comune, ovviamente, di mantenimento di alcuni di valori fondativi, no? Il mutuo appoggio, la libertà, l'autonomia, eccetera, però con la possibilità di sperimentare continuamente. Quindi non pensa mai ad un'utopia, a una società conclusasi, no? Ad un modello chiuso, pensa ad una molteplicità di cose. Io lo trovo straordinariamente attuale, straordinariamente di importanza. E concludo dicendo l'ultima cosa. In una lunga conversazione, lunga, eccetera, che feci con lui, poi nacque l'idea di fargli un'intervista. E l'ultima, non l'intervista la trovate, ma l'ultima domanda che gli feci, e con questa chiudo veramente, sono stato veloce, no? Ho mantenuto la promessa, con questa chiudo veramente, trovo ancora qui un'altra cosa bellissima
di Colin che mi emoziona ogni volta che la leggo, soprattutto in tempi come questi. Gli chiedevo, se tu dovessi, concludendo, spiegare ad un essere di un altro pianeta che cos'è l'anarchia, cosa gli diresti, essendo certo di essere comunque capito? E lui mi rispose, il primo sforzo sarebbe quello di persuadere il mio ospite a dividere il pasto con me. Mi è sempre stato detto che il primo gesto che le popolazioni nomadi compiono verso gli estranei è quello di metterli a proprio agio, spiegando loro che nella nostra lingua la parola compagni significa persone che dividono il pane con te. Il secondo passo sarebbe quello di spiegare che alcuni di noi credono che la spontanea condivisione dei beni e dei servizi porta al massimo piacere per tutti e che se l'ospite fosse disponibile a partecipare al lavoro della nostra comunità sarebbe il benvenuto fra noi. Sarebbe comunque libero di partire con un avvertimento. Molte comunità sono ostili agli estranei di diverso colore e potrebbero giudicarli come immigrati illegali o emigranti economici.